Buongiorno, abbiamo con noi Andrea Tironi, Project Manager della Transizione Digitale del Consorzio IT. Il Consorzio è una in-house di una quarantina di comuni del Cremasco che offre diversi servizi, fra cui quelli legati alla transizione digitale. Buongiorno Andrea, grazie per essere qui. Ci puoi Buongiorno a descrivere te. in modo sintetico cosa fa complessivamente il Consorzio IT per gli enti associati? Sì, buongiorno a te Claudio, grazie dell'invito a Fast Piccoli Comuni. Il Consorzio IT si occupa per le parti che specificatamente interessano la transizione digitale, di informatica prima, di transizione digitale dal 2017 e di, chiamiamola, rivoluzione digitale adesso con l'intelligenza artificiale e tutto quello che riguarda quello che potrebbe essere un cambiamento di processi e automazione. Ci occupiamo anche di altro, di energia, di ambiente, abbiamo una CUC, territoriale, però per la parte di transizione digitale questo. In pratica tu svolgi anche funzioni di ufficio RTD per tutti i comuni. In quanti siete nell'ufficio? Che funzioni offrite alle amministrazioni socie? Noi abbiamo un ufficio che comprende 44 comuni, abbiamo un RTD che è Fabio Calderara, dottor Fabio Calderara, che è del comune di Spino d'Adda, che è della ragioneria. E siamo tre di Consorzio IT che portiamo la parte di gestione di progetto e di informatica e poi ci sono due segretari comunali e due dipendenti di comuni, che, tra cui uno l'RTD, che costituiscono tutto l'insieme. In particolare abbiamo dei comuni l'RTD, come dicevo, due segretari, comune di Vailate e comune di Crema, che è il più grande dei nostri comuni, che ha 34.000 abitanti. Quindi se capisco bene, diciamo, i comuni che avevano già un minimo di attrezzatura, di esperienza consolidata all'interno, sono entrati nell'ufficio e in questo ufficio associato grande aiutate poi i comuni invece più piccoli che non avrebbero questo tipo di risorse, giusto? Allora, Crema è entrata perché è il comune più grande che c'è e quindi ha una certa esperienza. Gli altri sono figure che si fanno anche promotori, quindi un po', diciamo, tra evangelisti e persone che ci credono sulla transizione digitale, in modo da costituire un nucleo multicompetenza, sia legale, project management, amministrativa e tecnologica, e contemporaneamente avere figure sia della in-house che dei comuni, che segretari, che comunque sono importanti perché è È una molto figura da cui importante. svolgere. Che politici però non nel tavolo, ma comunque come in-house noi coinvolgiamo tanto i sindaci nelle nostre attività. Con questa struttura e come consorzio riuscite anche a svolgere funzioni da amministratore di sistema e quindi diciamo aiutare questa parte informatica tecnica o ci sono anche altri fornitori diciamo che entrano in gioco nella transizione digitale? Allora è un misto, nel senso che noi seguiamo l'informatica per un po' di comuni sì e per un po' di comuni no, dipende dalle scelte, noi lasciamo liberi i comuni di decidere. Stiamo capendo bene che ruolo possiamo avere anche all'interno dell'amministratore di sistema, non come ufficio RTD. L'ufficio RTD non coincide la figura dell'amministratore di sistema con l'ufficio RTD. L'ufficio RTD deve sincerarsi, possibilmente che ci sia un amministratore di sistema anche per la sicurezza e tutti i ragionamenti associati all'articolo 17. Stiamo vedendo come Consorzio IT invece parte ICT, che ruolo possiamo avere in modo da integrarlo col piano triennale, soprattutto quello nuovo che è cambiato molto e con tutti i discorsi di sicurezza che arriveranno a fine anno col nuovo DDL. Esatto. E questo mi fa pensare che non ci sia piena omogenizzazione informatica fra tutti gli enti, cioè quindi non ci siano gli stessi applicativi, CMS e così via. No, no. Allora, col PNRR siamo riusciti a fare abbastanza una standardizzazione dei siti, quindi della parte di CMS e anche stiamo cercando sui servizi. Per quanto riguarda l'informatica interna, la maggior parte si somiglia, diciamo così, però uno è libero di fare col fornitore che ritiene. E ho visto che vi occupate anche dei bandi. Siete voi che trattate con i fornitori riguardo all'acquisto degli applicativi? Siete voi che fate le gare di appalto per i comuni oppure ognuno si muove per conto suo? Anche qui c'è libertà, per un tot di comuni facciamo noi, quindi passano da noi e noi lavoriamo col fornitore, facciamo da intermediario, sia a livello di acquisto che a livello di competenza tecnica per riuscire ad analizzare i contratti e queste cose, mentre altri decidono di far direttamente. Mi hai detto prima che a livello di CMS avete fatto una certa omogenizzazione. A livello redazionale invece ogni comune si muove autonomamente oppure anche qui c'è una forma di supporto, di coordinamento da parte vostra? Allora, a livello redazionale, fino prima del PNRR, c'era una certa libertà, anche se su alcuni comuni facevamo noi il lavoro.
L'idea di cercare di uniformare, visto che questa cosa sta diventando sempre più centrale, oltre che multipiattaforma, quindi non è più solo sito, ma anche social e altri canali. E quindi quello che stiamo proponendo ai comuni è di avere un servizio da parte nostra che sia più professionale, dove ovviamente i contenuti sono prodotti da loro. Però sanno che la pubblicazione è gestita secondo accessibilità e con certi criteri che corrispondono ai regolamenti che sono sempre più diffusi e sempre più stringenti. Sì, perché questo probabilmente diventerà un po' un problema con i siti finanziati dal PNRR, se non stai attento ai temi di accessibilità o comunque, quindi anche ad aspetti di tipo redazionale si rischia poi di andare, diciamo, fuori norma molto velocemente. E c'è un regolamento comune per la gestione dei siti, cioè ogni comune si è in qualche modo attrezzato, si è dato delle norme per conto suo? Ma diciamo che ogni comune fa un po' più per conto suo. Fare una regolamentazione unica è più difficile che fare un servizio unico. Infatti, me ne rendo conto. Senti, invece, voi avete veramente un'esperienza ampia che dura da parecchio tempo, quindi ti chiedo quali sono i vantaggi per i piccoli comuni di operare con un ufficio RTD in forma associata in questo modo? Allora, il vantaggio principale è che hanno un ufficio che è tutto un ufficio e non una persona che se ne occupa, che di solito magari dico poverino, nel senso che il segretario che ha già 100 cose da fare, magari 2 ore alla settimana in più gli danno pure quello. O il sindaco perché viene nominato ad honorem perché è la figura apicale. E quindi hanno qualcuno che ha le competenze trasversali di varie figure per riuscire ad occuparsene. Hanno un RTD, si cerca di prima di tutto c'è qualcuno che gestisce tutti gli adempimenti, sa quando c'è la scadenza dell'accessibilità, c'è quella di marzo che di settembre, sa quando esce il piano triennale. Noi facciamo formazione sia sul piano triennale che su altri ambiti tipo cybersicurezza, piattaforme abilitanti, quindi c'è qualcuno che quell'ambito lì te lo presidia, che non è da poco. Li aiutiamo a fare il piano triennale, quindi gli diamo un piano triennale precompilato dove loro eventualmente fanno delle modifiche, ma contestualizzato, non generico, contestualizzato al territorio. E poi secondo me l'altro vantaggio è che si cammina più o meno tutti insieme. Quindi magari è vero che non si va alla velocità del più veloce, però si fanno dei passi avanti tutti insieme nella direzione di trasformare digitalmente i comuni. Sì, sono d'accordo. Senti, facciamo un discorso un pochino più, diciamo, teorico, cioè slegato dall'esperienza specifica del Consorzio IT. Cioè, nelle prime formulazioni, quando si è iniziato a parlare nel CAD, dell'RTD e della figura, sembrava che dovesse essere un massimo dirigente apicale dell'ente che diventava poi una specie di primo fra i pari quando si parlava di digitale. Quindi era evidente che c'era la volontà di dare un peso progettuale importante con delle figure apicali. Poi piano piano questa indicazione relativa alla massima dirigenza si è un po' andata a affievolire e adesso addirittura Agid è appena uscita con un vademecum che suggerisce la gestione associata dell'RTD, che dice che i piccoli comuni dovrebbero farla così, che dice che possono essere anche le in-house e quindi sicuramente da questo punto di vista c'è un valore aggiunto in termini di professionalità come hai appena descritto tu. Nella tua esperienza però in questa forma associata si riescono a indirizzare a sufficienza le amministrazioni, cioè si riesce a influenzare il bilancio, le scelte organizzative, perché questo è l'impatto reale della transizione adesso, soprattutto con i soldi del PNRR, oppure si rimane su un piano molto tecnico, ma in realtà non c'è la capacità, come se ci fosse un RTD dirigente di fascia alta all'interno dell'amministrazione. Allora, c'è da dire che nei piccoli comuni probabilmente se non ci fosse questa aggregazione ci sarebbero degli RTD formali ma non concreti e quindi si farebbe poco o niente. Quindi ti dico, mi piace vincere facile, si fa sicuramente meglio. Però si riesce a fare ancora di più e questo l'abbiamo sperimentato nel tempo coinvolgendo tutti. Tutti cosa vuol dire? I dipendenti che vengono coinvolti praticamente dall'inizio, i segretari che sono entrati a far parte dell'ufficio RTD, ma con cui facciamo anche degli incontri dall'anno scorso per dirgli cosa stiamo facendo, così non si trovano dei documenti che loro chiamano ICT, che per loro è arabo, o digitale, che per loro è arabo, ma gli spieghiamo che impatto possono avere, non so, sul PA o su altri documenti. E comunque la società coinvolge molto i sindaci, quindi gli argomenti dell'ufficio RTD e della digitalizzazione sono argomenti che sono al tavolo anche politico e non sono più a tavoli separati o non ci sono al tavolo. E questo crea tutto quell'humus per cui quando si parla di digitale o si cerca di dare una direzione, una prospettiva o si dice ci sono i fondi del PNRR, usiamoli per fare queste n cose.
tutti sanno dell'argomento, chi più chi meno in base al suo ruolo, ma tutti riescono ad andare nella direzione perché conoscono l'argomento e conoscono la direzione. Credo che l'unica strada possibile sia questa, il coinvolgimento di tutti gli attori, se no diventa che c'è l'RTD che è una figura esterna che ogni tanto ti manda un documento, tu dici, boh, chissà cosa ci sarà scritto, magari anche lungo perché il piano triennale non è che è proprio breve, però diventa una cosa passiva, così si cerca di fare una cosa attiva. Diventa una delega a fare delle cose, diciamo degli adempimenti, ma senza il reale effetto sull'amministrazione. Sono d'accordo con te al 100%. Senti, ti faccio la domanda finale, e anche quella un po' più complessa. Cioè, questo è sicuramente un momento chiave per i piccoli comuni. Per la prima volta, probabilmente nella storia, ci sono i soldi per realizzare almeno in parte la transizione digitale, perché fino adesso veramente c'erano poche risorse. Con FAST a volte incontriamo piccoli comuni che sono un po' in balia degli eventi e dei fornitori proprio per questo tipo di problemi. Quindi la domanda che ti faccio è quali consigli daresti ai colleghi RTD di singoli piccoli comuni che magari sono responsabili della ragioneria, del protocollo, di mestiere, fanno qualcos'altro, diciamo, e adesso sono RTD. Quindi quali sono i rischi più grandi che vedi all'orizzonte e le scelte, diciamo, prioritarie che dovrebbero fare in questo momento? Allora, i rischi più grandi, anche se non ho la bacchetta magica, li capisco, è che col PNRR il cuore digitale di un comune sia diventato il cuore digitale di un fornitore. E questo è un problema grosso perché cioè hai comprato, ma per motivi, cioè non è colpa di nessuno, però hai comprato il sito del fornitore A, la migrazione in cloud del fornitore A, il pago PA del fornitore A, il send del fornitore A, l'APIA del fornitore A, PDND, tutto del fornitore A. A un certo punto sei il fornitore A. Il fornitore A poi deciderà le tariffe per i prossimi anni, cosa farai per i prossimi anni. Se non vuole fare uno sviluppo, non lo fa e tu non hai più libertà di scelta. Quindi, tipo, la nostra scelta è stata: lasciamo nel caso del back office la scelta al comune per il software che ha. Cerchiamo di uniformare il front office, che è l'esperienza verso il cittadino a livello sovracomunale. Però abbiamo fatto la scelta di fornitori diversi, in modo che ci sia un minimo di indipendenza digitale dei comuni rispetto ai fornitori. Con questo, se uno non ha competenze, non ha tempo e fa tutt'altro, non è una colpa essere andato dal fornitore A, lo chiamo A per dire uno. Però questo purtroppo è. L'altro è la sostenibilità che bisogna tenere presente come RTD di tutti gli investimenti fatti col PNRR, che diventerà un temone, nel senso che a un certo punto si dirà, Canoni. magari uno li ha anche coperti con gli avanzi perché c'è qualche residuo, ti dicono per 3 anni sei a posto, spostato il problema, però fra 3 anni bisogna vedere, lì si può chiedere delle misurazioni, cioè tutto quello che ho comprato lo uso davvero? O lo spoiler della macchina in realtà non lo uso, le gomme da 16 non le uso, il colore giallo magari non mi serve, cioè, adesso l'ho riportato sulle macchine, però su quello che ho fatto, cos'è che viene usato davvero? E la domanda sarebbe perché non viene usato, perché non l'ho spiegato e questo si riallaccia all'172 facilitazione digitale che si sta diciamo diffondendo in questo periodo che è un altro viso PNRR. O perché semplicemente sono un comune piccolo e pertanto che spinga mi fanno 5 pratiche in un anno. Cioè, e quindi quella cosa lì probabilmente anche l'analogico ha il suo senso sotto certi numeri. Perché a un certo punto cioè una persona a Milano magari deve fare 2 ore di macchina per fare una pratica. Quindi digitale è fondamentale. O 2 ore di tempo per fare 5 km. Ma in un comune piccolo, abito 50 metri dal comune, può darsi che certi servizi non siano difficili anche solo da mantenere nel tempo, perché magari li fai col PNRR, ma poi dici, ma questa roba serve anche perché a un certo punto probabilmente ci si troverà come politici a scegliere tra soldi per i servizi sociali e soldi per il digitale e tutti sappiamo cosa sceglieremo. Quindi è importante tenere in piedi le cose che servono. E spero tutte io, ovviamente, perché dico, se no cosa abbiamo investito a fare? Però i ragionamenti sono questi. I vantaggi che vedo è stata che non si può più parlare di Italia a macchia di leopardo. Quello no, perché tutti siamo arrivati, chiamiamolo un livello 10, magari era più bello 15, però un livello 10 dove tutti parliamo la stessa lingua delle stesse cose. E questo non è poco. Ricordiamoci che l'RTD, ti rubo ancora un secondo, sarà la continuità di questa cosa, perché se adesso abbiamo un piano, che è il piano del PNRR, e in realtà sono gli avvisi, non è il piano, che a sua volta deriva dal piano triennale, dopo sarà la RTD che dovrà dare continuità a queste cose. Ottimo.
Andrea, grazie mille, sei stato molto profondo e arrivederci alla prossima. Grazie a voi, grazie a tutti.